parola è vero. Sembra un cielo stellato, ma è una magia. È nel libro Storia di Hogwarts. Io l'ho letto. Bene, aspettate qui, per favore. Dunque, prima di cominciare, il professor Silente vorrebbe dirvi alcune parole. Desidero dare a voi tutti alcuni annunci di inizio anno. Il primo anno, prenda nota, l'accesso alla foresta è severamente proibito a tutti gli studenti. Inoltre, il nostro guardiano, il signor Gazza, mi ha chiesto di rammentarvi che la parte destra del corridoio del terzo piano è zona preclusa a tutti coloro che non desiderano fare una fine molto dolorosa. Grazie. Quando chiamerò il vostro nome, verrete avanti. Io vi metterò il cappello parlante sulla testa e sarete smistati nelle vostre case. Hermione Granger? Oh no! Coraggio, sta calma. È matta quella là, te lo dico io. Ah, molto bene. Bene. Ci sono. Grifondoro! Complimenti, benvenuta. Draco Malfoy! Serpe verde! Tutte le streghe e i maghi diventati cattivi erano serpe verde. Susan Ossas! Ah. Harry, che c'è? Dove ti metto? Niente, sto bene. Vediamo. Ci sono! Tasso rosso! Ronald Weasley! Un altro Weasley. So esattamente cosa fare con te. Grifondoro! Harry Potter? Difficile, molto difficile. Coraggio da vendere, vedo. Anche un cervello niente male. C'è talento, oh sì, e desiderio di mettersi alla prova. Ma dove ti colloco? Non serpe verde, non serpe verde. Non serpe verde, eh? Ne sei sicuro? Potresti diventare grande, sai. È tutto qui, nella tua testa. E Serpe Verde ti aiuterebbe sulla via della grandezza. Su questo non c'è dubbio, no? Ti prego. Beh, se ne sei sicuro. Tutto tranne Serpe Verde. Sarà meglio Grifondoro! Molto bene.